subito a leggere le dichiarazioni di Marotta, lo leggiamo dal profilo di Daniele Mari di FCinter1908.it. La Juve ha una continuità tecnica come noi, il Napoli in difficoltà, ma c'è stato un cambio tecnico e può essere un attenuante. La Juventus è favorita per lo scudetto, può pianificare meglio la settimana, ha un vantaggio psicofisico, non è un alibi, è solo una motivazione in più. Poi ha parlato anche del rinnovo di Lautaro, l'ho detto più volte, stiamo parlando con molta tranquillità, sia l'Inter che il giocatore vogliono proseguire insieme. Quando c'è questa premessa è tutto superabile, non c'è fretta. Ci sono le dichiarazioni anche di Eusebio Di Francesco, l'allenatore del Frosinone: l'Inter è la squadra più forte del campionato sotto tutti i punti di vista, noi dobbiamo ribattere colpo su colpo con le nostre armi, in primis l'entusiasmo. Frosinone che arriva da una vittoria contro l'Empoli, Frosinone che cercherà di fare in qualche modo la partita, anche se molto difficile. Vabbè, a San Siro contro l'Inter è una partita segnata, sì, Mimmo, sei sicuro? Nonostante i tuoi muscoli, è facile, veramente facile, facilissimo. Intanto che Dio vi ascolti, buffa Cardania. No, ma cosa c'entra? No, vabbè, dai, che Dio non mi dire che l'Inter, la grande Inter, ha paura del Frosinone. No, paura no, rispetto sì. Beh, vederti tutto così muscoloso fai più paura. Fa paura, mette timore agli avversari, anche qua in studio, insomma, i tifosi interisti, gli ospiti interisti. Almeno sono prendi la piena. Preoccupati. La cautela, sereni, ma cauti. Cauti, sta per cominciare. Partiti, vai. Sì, partiti. Mimmo. Vai, Mimmo. Proprio in questo momento il Frosinone. Non rompere le cose che abbiamo a disposizione, che la nostra produzione ci offre. Vai, Mimmo. Attenzione, sì. Proprio Colli o Colli che allarga sulla sinistra, c'è Romagnoli. Attenzione, pallone per Sommer subito, poi grande pressing del Frosinone, ragazzi. Prestano che un piacere. Sì. No, Barella. Sicuramente non mettono il pullman davanti alla porta come qualcuno che conosco, sì, io in sì, questo però studio. Vi vedo un po' difficoltà, in difficoltà, eh. Castiglione, siete in difficoltà al 17esimo minuto, ancora 0-0, vi aspettavate un altro risultato? No. Per essere il 18esimo, ma aspettavo l'Inter già in gol. Già in vantaggio. Vabbè, adesso arriva. Attenzione Di Marco. Sempre lì. Di Marco, partono in due, il pallone buono per Barella in mezzo. Incredibile che botta che ha preso, mamma mia, su Lautaro Martinez da questa ma state giocando in contropiede, ragazzi, contro il Frosinone, in contropiede contro il Frosinone, era in questa posizione, ha lanciato un tiro bomba e Turati ha parato, insomma, grandissima parata del nerazzurro. Esatto. Turati angolo, ancora loro, Inter che li tiede lì. Sì, se ci riesce, sì. Vai. Rimessa laterale per l'Inter, pronto Di Marco. Frosinone che resta avanti con 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini. Metacampo Inter, anche guarda, di più. Loro da questo punto di vista, incredibile. Sì, sì, non c'è niente da dire. Andiamo in frana. Attenzione, ancora, pallone recuperato adesso dall'Inter. E palla. Poi ancora Di Marco. Cosa fa? Ma cos'è che fa? È inciso il nostro Maciavella. Ma che gol ha fatto? Ma non era il portiere, ancora Ronda Mondo Flex. Andiamo. Tant'è che noi adesso non vorrei guarda la classifica, l'Inter in testa alla classifica in solitaria 31 punti. Noi dobbiamo fare un ballo per l'onore. Ma c'hai le scarpette con te? E cosa vengo? Con le ciabatte? Facciamo vedere questo mega gol. Tant'è che noi abbiamo detto: ma cosa sta facendo Barella? Ma chi la tira invece il gol? Non voleva tirare. Di Marco, cosa fa? Vai. Niente, praticamente avanza qua. Sì. Perché gli dà la palla, credo, non voleva tirare. Lui prende, lancia. No, Mkhitaryan gli dà la palla, lui fa un bello scatto. Sì, però qui, però da qui fuori, ma si lancia la... Da qui. Scusa, devi liberare l'aria. Sì, devi liberare l'aria. Effettivamente c'era poca gente. Qui c'è nessuno. Qui c'è giustamente Turati che più o meno credo. Ma dove era Turati, Rossi? Dove era Turati lì? Dove era? C'è Turati, il portiere. È tifoso dell'Inter, la curva nord.
ma vabbè, come si fa a fare un po' così? Fai vedere che cosa ha fatto Di Marco. No, niente, niente, ma improvvisamente Turati rientra. Ma non c'è nulla da fare del gol, capolavoro di Marco con l'Inter in vantaggio. Guarda, alza le mani anche il nostro Macho Man che non può dire nulla. Abbiamo detto che era nell'aria. Questo era nell'aria. Fa rimare nella storia. Questo è un gol, un grandissimo gol. Finalmente il gol è arrivato. Ma siete sicuri che ha tirato? Cioè, siete sicuri che ha guardato e ha buttato. Cos'era? Un errore. Gianluca, mi affido alla tua onestà intellettuale, era un gol cercato e voluto? Non lo saprò mai. Cioè, no, dillo, quando Di Marco ha lanciato, ha fatto quel tiro, tutti abbiamo detto, vabbè, dove la tira, dillo, invece... Gianluca. A me sembrava che la parabola fosse più da... Scusate, nel replay, Gianmarco, nel replay si vede che lui guarda il portiere, guarda e tira. Nell'ultimo replay si vede che lui guarda in mezzo per crossare, è un cross sbagliato. Ma volevo... No, è un Vesce, invece è molto attento. Però, scusate... Va bene. Io rispetto Vesce, mi è anche simpatico, però il discorso è diverso. Lui non fa un cross, che non c'è nessuno. A chi lo faceva il cross? Ma lui guarda il portiere, lo vede che è fuori e tira in porta. Può essere sbagliato, magari. Con tutto il rispetto per me, ha ragione Piacenti, bisogna capire quanti giocatori dell'Inter ci fossero in aria. Nessuno, c'era nessuno. Gianluca, ma scusate, tant'è che lui qua Durati lo vede fuori, Gianluca, perché alza la testa. Tu sei stato uno dei presenti a dire, ma cosa fa, chi la tiri? No, perché io non mai avrei pensato che avesse una precisione balistica fin lì. Attenzione, perché Turam riesce a involarsi, approfitta di una scivolata. Turam! Turam! Di triplatore! Calcio di rigore, Calcio di rigore per Turam. Sì, è rigore. È rigore. Calcio di rigore tutta la ragazza. Che problema c'è? Cosa è successo? Dionisi non ha dubbi, tant'è che Marco va a abbracciare Turam. Ma era davanti alla porta. Guardate la tecnica. Uno ne fa sedere uno, poi va avanti, fa sedere il secondo. Va un po' a cercare. Effettivamente, va un po' a cercare. Ma va a cercare davanti alla porta, è da solo. Dai, che lo va a cercare, fate bravi. Fermi tutti, perché torna a tirare Çalhanoğlu e non Lautaro, perché l'ultimo l'ha tirato Lautaro perché Çalhanoğlu era uscito. Beh, ma ragazzi, ma il VAR non interviene qui, no? Sì, per loro è rigore, per portarti via. Çalha dal dischetto, occasione per andare sul 2-0. Çalha, Turati in porta. Attenzione, perché sto portiere vuol farsi notare, ve lo dico subito. Ma si è fatto una cazzata prima, dai, ma cosa vuol farsi notare? La fa passare così. Tutto è pronto? Se l'è cercato il rigore, questo, ragazzi. Lui è andato col piede a cercare il piede del difensore. Vabbè. Poi adesso gliel'ha dato e c'è andato anche al VAR. Quindi, come prima l'hanno tolto a Mkhitaryan, gliel'hanno dato. Çalha! Gol! Ha spiazzato il portiere! 2-0! Calcio di rigore trasformato da Hakan Çalhanoğlu. Calcio di rigore contestato da Cardani, perché dice che Turam contestato in tutta Italia solo lui. Cardani dice che Turam ha cercato il contatto con il difensore del Frosinone. Io ho detto, si vede chiaramente che lui lascia proprio il piede molle apposta. Facciamo la moviola umana, prima l'onda Mondoflex. La moviola umana. Ma scusa, chi devo fare io? Fai Turam, con i tacchi cado, devi cadere con i tacchi. C'è il tacco 12, ma appunto, fai quello che sdraia. Sì. Tu sdrai. Quindi devo fare, come si chiama? Tu fai il difensore. Turam è l'attaccante. Fare Turam. Tu fai Turam. Dai, che sennò parte... E tu fai il difensore. Ok. Okay. Quindi, tu fai il difensore. Io sono il difensore. E mettiti per terra, sdraiati per terra. Di già? Sì, ti devi sdraiare per terra. Purtroppo. Sei il difensore. Ma mi sporco, dai. E beh, allora, se vuoi fare la flambo via l'umane... Ma io non volevo farla. Sei tu quello del Frosinone. Sei tu quello del Frosinone. Però tu devi cadere. Io cado, vabbè, provo a cadere con stile, con classe. Io sono Turam. Ti tengo su. E tu inciampi. Gianluca, vieni a... Faccio il piede. Cerco di fare qualche dribbling finta. Di qua, dribbling di là, fai passare il pallone, fallo passare, poi vieni avanti. Ecco. Secondo. Ecco qual era. Stai così. Fammi
fai cadere però. No, non voglio, ti sporco. Ma dai, è chiaro che poi cadi. Vabbè, comunque, effettivamente, Thuram cerca la gamba del difensore. Si può anche alzare. Mirmoz è stato bravissimo. Sono io quella con i tacchi, non sì, ho capito, io sono tutto imbacuccato. Comunque, caro Rossi, ogni partita... Attenzione, Cardone, ti spettino! Se per caso c'è il terzo, ti spettino! Ogni partita a rigorino te lo danno, ragazzi. Chi parla, oh. Rigorone, non rigorino. Pallone ancora all'indietro, ancora l'Inter, dominio assoluto, Frosinone della propria... Altro tiro dalla distanza di Darmian, ci prova anche lui. Stava morendo. E qua mi sa che... Ragazzi, ho il fiatone. Posso... immagino. Frosinone, Mimmo. Sì, sulle... Andiamo. Palo del Frosinone. Attenzione, la palla rimane in gioco. Clamoroso palo del Frosinone. Di Sommer. Mamma mia, ma che... Mamma mia. Ancora un destro. Che occasione per Sule. Mi dicono parata. Da Sommer, sì, io non ho visto la parata, ho visto solo il palo. Sulle era da questa posizione, giusto ragazzi? Sì, questa posizione un po' più centrale, lancia e mi dicono Sommer riesce a sfiorare e la palla va se a fuori. Sembrava la palo. È stata mezzo metro la mano. Sì. No, l'ha toccata. Ha ragione in Bimbo, ragazzi. Casualmente. Non ho visto un tocco, però mi fido. Sì, perché... Ma poi subito l'Inter e anche adesso, attenzione, sbagliato. La palla è buona, gliel'ha data lunga Lautaro. Lautaro ha aspettato un attimo, si accontenta di guadagnare il corner. C'è stata un'occasione pericolosa dentro... per il Frosinone. Aspetta, Natalì. Sì, ha tirato un bel tiro da fuori area con una grande risposta di Sommer. Comunque, più per i fotografi. Era centrale, come dice Franco, però una bella cannonata. Centrale, però una bella cannonata. Ma anche l'Inter ha avuto un'opportunità dopo. Sì, subito dopo. Allora, il numero 3 del Frosinone. Che adesso... ma chi cazzo è lui? Ma non è uscito. No, Marchizza c'è. Ah, Marchizza l'ho chiamato, scusa. E lui lo Frosinone. Chiama... Wow. Beh, insomma, qualche partita, è stato pronto. Qualche partita l'ha fatta, eh? Sì, qualche partitina l'ha palla fatta. Palla adesso giocata pronto. Mentre San Siro salta. Sì, si è abbassata tanto la temperatura, la gente per scaldarsi... Comincia a muoversi. Salta perché ha freddo, non perché è contenta. Sono 3 gradi fuori del risultato. Attenzione sulle davanti Barella, sulle lo salta come un pirillo, salta, allarga sulla destra. Prova! Ibrahimovic, risposta di Sommer. Ibrahimovic, risposta di Sommer. Ibrahimovic. Come sta giocando questo Ibra? Non male, non male, ragazzi. È all'altezza di suo cugino? Oh, 42 lo zio, anni, lo zio. Ne ha 42. Ne ha 17, perché è un 2005, come ci ricordava Gianluca, compirà gli anni dicembre. 2005, tra l'altro. Sì, un quasi 2006. Attenzione, adesso c'è il corner, palla in mezzo... La palla viene toccata, rimane lì, fase confusa, arriva Di Marco che prova a sorprendere ancora Turati, ma stavolta gli è andata male. Che c'è? Ma l'ha tirato ma giù. Orsato, ma Orsato cosa c'è? Ma che Orsato? Falla Orsato, lo tira giù! E questo si dispettisce, l'ha tirato giù! Una cosa mia, lasciatemela, no? Poi se mi dici... Preferisci prendere una pera in recupero o preferisci gol di Arnautovic? No, tu vuoi. Oh, che errore! Attenzione! Attenzione! No! No. C'è Arnautovic in mezzo, Lautarone! Ma perché non glielo dai, Arnautovic? Cioè, praticamente Lautaro è qua, ha fatto sì, l'egoista. Qua c'era Arnautovic. Ancora! Altro errore! Ma è il replay, Mimmo, non mi far prendere Ma perché non metto la scritta replay? Qua c'è Lautaro Martinez, che... differente per lui è Arnautovic, prende, tira e la palla va fuori. Dal primo minuto due volte. Ne ha giocate due. Sì, due. E beh, allora, scusami. Ma se c'hai davanti con gli altri, se è Mkhitaryan è un'ira di Dio in questo periodo. Pallone ancora per Sommer in avanti. 10 secondi alla fine. Dai, Orsato, attenzione. Fischia sta là. Pallone recuperato, no, andiamo avanti un attimo. Finita, dai. Fischia, Orsato. Non è Orsato. Prova adesso ancora Sulè. Molto fumo e poco arrosto. E poco arrosto, caro Cardani, sa. Bravo, adesso sulla destra. Ma deve farci, l'abbiamo dato in prestito per quello. Dai, Fischia, finita. Finita. Primi in classifica, bravi. E sono tornati primi in classifica. Gianluca ha impalato la camera, però vabbè, fai da 40 anni questo lavoro. Con sportività, io i bersaglieri li ho sempre apprezzati. Con grande sportività
mi sembra giusto che ci prepariamo a Juventus Inter. Il problema è che non sopporterò fino alla una adesso. Perché dopo si prosegue. Tu usi Liberebella? Alessandro Vesce, eh? Cos'è che devo usare? Ma lui usa Liberebella. Sono capelli morbidissimi. La sembra non fare così, lo sborone, solo perché hai vinto una partita. Guardi, ma anche quello sale dalle pelate. Ma anche quelli di Schuma, anche quelli di Schuma sono mobili. Sì. Lei si azzardi a toccare. Andiamo a vedere. Lei si azzardi a toccare. Mentre questi qua, insomma, si prendono in giro. Andiamo a vedere le azioni del secondo tempo. Gianluca Fael, bravo, non inferire sul povero Cardani. Scusa, questo è il cappellino nelle giornate. Fael, bravo. Preferisco il Rossi in buona, che è simpatico, divertente, perché quando perde sei veramente intrattabile. Andiamo a vedere le azioni di questo secondo tempo. Al 48esimo il gol di Ciala su calcio di rigore, un calcio di rigore molto contestato dai nonnerazzurri. 51%, buonanotte, 51esimo minuto, Darmian dalla distanza, tiro alto, Barella sotto porta, manda fuori. Al 91esimo l'occasione per Lautaro Martinez davanti a Turati, calcia a lato ed era presente Arnautovic, non calcolato dal compagno. Per il Frosinone al 57esimo destro a incrociare di Chedira, palo, caro Piacentini, e Marchizza dalla distanza, Sommer respinge. Al 73esimo sinistro di Ibrahimovic, Sommer in angolo.